E allora, non ci dilunghiamo, è il momento di chiamare un personaggio. Un personaggio, signori, che ha fatto la storia della televisione. Anche lui è un siciliano. Non ha bisogno di presentazione, lui non è famoso solo in Italia. È partito da qui quando era piccolino, da questa piccola, dalla Sicilia, un piccolo paesino. Come nel mio caso, non c'era internet, non c'erano gli smartphone ed è riuscito ad affermarsi non solo in Italia, nelle TV nazionali, ma in tutta Europa. Lui non fa solo l'ipnosi, ma è presente in molteplici programmi, Striscia, è presente in Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, c'è dappertutto, perché è uno dei personaggi più richiesti della televisione italiana. Signori, per voi, a Giosa Marea, questa sera abbiamo il piacere di avere tutti insieme Lucas Casella! La musica. Bentrovati a tutti! Change a tutto il mondo! Change! Bene. Un grande applauso a Salvin, che è stato straordinario. Grazie. È sempre straordinario. E me lo porterò con me. Ti porterò con me, ti preoccupare. Presto sarà in televisione. Bene. Allora, dicevo, voglio vedere tutto il pubblico presente con le mani incrociate e portarle sulla fronte. Ma tutti. Grazie, vi darà tanta energia. Bene, ci siamo quasi. Stringete bene le vostre mani. E ascoltatemi attentamente, stringete bene ancora le vostre mani. Le vostre mani si legano. Ascoltatemi attentamente. Stringete bene le vostre mani. Le vostre mani si legano. Si saldano. Si saldano sempre di più. Si legano sempre di più. Si saldano sempre di più. Io conterò da 1 fino a 3 e al numero 3 chi sentirà le sue legate le lasci legate, penserò io a slegarle. Si saldano sempre di più, si legano sempre di più, si saldano sempre di più, 2, si saldano sempre di più. Ripeto per l'ultima volta, chi sentirà le sue legate le lasci legate, penserò io a slegarle, anche a distanza. Si saldano sempre di più, si legano sempre di più. 3. Chi sentirà le sue legate si alzi dal posto, grazie. Chi sente le legate di alzarsi dal posto, prego. Chi sente di alzarsi dal posto di avvicinarsi, grazie. Avvicinatevi. Prego. Vuol dire che avete bella energia, prego. Tranquillamente. Prego, ecco. Piano piano. Di non sforzarle, pensa io a slegarle. Eccoci. Prego, salga. Vedi? Piano. Come? Non ci credevo. Tranquilla signora, vuol dire che è recettiva ed è forte. No, I bambini pure giugas. I bambini. Come? Sono le mani. Te li lascerò così. I bambini no, vero? No. I bambini è impossibile che te le mani date. Allora. C'è qualche altro? Come? Anche alla fronte le sento. Stia tranquillo. Ci penso io adesso. Come va? Alla fronte la stessa cosa. Lei signore? Tutto a posto? Ma non sentivi che ti sono staccate le mani? Lei signore? Dalla fronte mi si staccavano le mani. Lo so. Questo vuol dire che avete molta energia positiva. Lei signore come andiamo? Legate? Tutto bene? Di dov'è lei? Non mi può staccare? Allora mi guardi?
perché io tocco queste mani e si slegano. Ha visto com'è facile? Io tocco questa gamba e diventa rigida. E venga avanti. E questa è rigidissima. Adesso tutte e due le gambe sono rigide. Venga avanti. Venga avanti. Venga avanti. Come andiamo? Come? Io tocco queste mani e si slegano. Le sue gambe sono sempre rigide. Venga avanti. Come? Chi ha parlato? Non credo che siano rigide le gambe realmente. Vuoi provare pure tu? La terza gamba non possiamo fare nulla. Perché mi pensa, sta pensando la terza gamba. Mio caro, non fate questi pensieri, non ho bisogno. Io tocco questa gamba e spiega. Facciamo la seggiatina, ecco l'altra, ecco, ecco avanti, ecco, ecco avanti, perché io tocco la sua gamba e si potrà piegare, tutto bene? Dove sei? Di Napoli? Cosa fai qui? In vacanza. In vacanza? Tutto bene? Tranquilli. Signora, come va? Tra le mani. Adesso gli risleghiamo subito, va bene? Come? Pure a me le braccia già sono partite. Ah, dove sei tu? Scusa. Palermo. Di Palermo. E che fai qui? In vacanza. In vacanza con la famiglia. C'è mia madre che però. Dove è la mamma? Mamma, dove sei? Da questa parte. Là. Venga! Alzi la mano la mamma. Venga la mamma, venga! Dov'è la mamma? Eccola. Venga qui, signora. No, gli faccio un po' di conforto a suo figlio, venga. Come? È preoccupata? Prego, venga. No, se non vuole sedere, lascia stare, tranquilla, stia qui. Io tocco le mani, si slegano. E tocco le mani, si slegano.
guardami. Fatti una richiesta tu. Ecco, fatti sentire. Chiudi gli occhi. Completamente duro e rigido. Il tuo corpo è completamente duro e rigido. Duro e rigido. Duro e rigido. Allora, Aurelio, Filippo, venite un attimo per favore. Velocemente, grazie. Ok, allora, dobbiamo prenderlo e metterlo sulle sedie. Ok, vai. Da sopra, attenzione, vai, uno, due, vai, due rigido, vai, 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 attenzione, attenzione, ok, 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 attenzione, vai, vai, no, troppo lontano, più avanti, perfetto, così, tranquillo, ok. Mi alzi questa gamba rigida e non perdere qui di più. Da solo, vai! Stop! Abbassa. Duro e rigido, il tuo corpo si spezza ma non si piega. Si spezza ma non si piega. È incredibile, ma vero! Adesso io conterò da 1 fino a 3 e al numero 3 ritornerai normale come prima. 1, ripeti, poi gioco, ripeti, poi gioco. 2, 3, svegliati! Buongiorno, tutto a posto? Grazie. Hai dolore fisico? Allora tu eri tra le sedie e io sopra di te. A posto. Allora, tu eri stato catalettico tra due sedie e io sono seduto sopra di te. Come? Non ho sentito nulla. Bene, complimenti, sei un ragazzo straordinario, cioè una forza di volontà pazzesca. Perfetto, bene, bene, bene. Chi ha una chiave? È un portafortuna, eh? No, 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 state qua. Certo. No, velocemente. Nessuno... Non addormento, eh?
Venga, signora, venga, venga. Poi, se qualche altro ha la chiave, venga. La chiave che non le serve, però, eh? No, questa mi serve. C'è la... Come le serve? Che c'è la chiave? Che chiave è questa? C'è qualcuno che ha la sua chiave? C'è, con chi è qui? Da sola? No. E ce l'ha la chiave di casa del suo marito? Ce l'ha? Sì, sì, ce l'ha. Ce l'ha? Perfetto. Ce l'ha. Va bene? Signora, venga qui. Ci troviamo adesso, eh. Allora, attenzione, vieni, vieni, come ti chiami? Carmine. Attenzione, perché veramente io, Giugas, è una cosa che stai improvvisando. Giugas, io non so cos'è che stai per fare, però con queste chiavi, attenzione. Sì, un po' è piegata. È piegata. Piegata, è piegata. Egoistico. Egoistico, pensa per te. Grazie Carmine. Adesso. Guardi. Così. Ecco, l'appunto, perfetto. Non deve staccare la stessa. Mi guardi? Si rilassi? Perché? Stringa? Perché la sua chiave? Non si piega, si spezza. Ah, incredibile! Esprima un desiderio egoistico, mi raccomando, pensi per lei. Va bene. Che chiave sono una così? Una piegata e una spezzata. Che chiave sono questi? Che cos'è? Ma ecco. Questa era il... Ora mi tocca scavare. La scavacchia adesso. Va bene. Bene. Ciao. Che bella che sei, come ti chiami? Carmela, che brava Carmela, senti Carmela, devi collaborare, eh? Tento di portarti qua. Carmela, tenterò di addormentarti. Però devi collaborare, Carmela, va bene? Che bella che sei. Rilassati. Abbandonati.
tranquillamente. Ascoltami. Adesso io conterò da uno fino a tre. E il numero 3 risuonerà in normale come prima. 1. Ehi. 2. Svegliati! 3! È incredibile, ma vero. Grazie a tutti voi! Grazie, grazie ancora! E vi auguro a tutti voi tanta felicità e fortuna! A tutti! Dentro da tutti! Giovanni Sabalea, grazie, grazie, grazie! Io.